canale, yeah, ce l'ho fatta, sono resuscitata. Ripartiamo e vi faccio vedere a grandissima richiesta gli acquisti che ho acquistato in Inghilterra. Come sapete, sono stata in vacanza in Inghilterra 2 settimane e ovviamente io mi sono tipo lanciata. Piccola premessa, io quando vado, e vado tutti gli anni, non vado mai nei corner dove ci sono i brand, quelli di lusso, vado sempre nei drugstore, quindi da Boots, da Superdrug, dove ci sono i trucchi economici, quelli fighi che in Italia non si trovano, diciamoci la verità. Adesso tantissime cose si possono comprare anche online, però vederle dal vivo è sempre un'altra cosa. Un'altra cosa, state lì ovviamente fino alla fine del video perché c'è il giveaway questo giro. Allora, la prima cosa che ho voluto provare sono stati gli shampoo, questi qui, i dry shampoo, ovvero lo shampoo secco, cioè lo shampoo praticamente che tu agiti così, spruzzi, si spruzza la radice dei capelli, poi si dà un attimo una mossa con le mani o con la spazzola, ed è diciamo un metodo da utilizzare almeno personalmente quando magari non si ha tempo di lavarsi i capelli, però i capelli sono un po' bruttini. Io tirare sui capelli non è una cosa che mi piace, infatti mi vedete sempre con i capelli sciolti, e questi diciamo tamponano. Ho preso qui questi qui della Batiste, che sono quelli un po' più famosi, no? E ne ho presi 3 perché vabbè, c'era l'offerta, e poi mi sembrava carino prendere la mini taglia per appunto provare un qualcosa che non ero sicura mi piacesse, e anche da portarsi dietro comunque molto comodo. Allora, cosa vi devo dire? Questi due qui sono Batiste e questo qui è proprio Superdrug. Questi due qui sono normali, quelli col colore normale che è tendenzialmente bianco, e questo qui invece è la versione per capelli scuri. Allora, devo dirvi la verità, ho iniziato a usarli, nel senso che comunque sono molto comodi in quel tipo di giornate, quindi spruzzo un po' con la radice, faccio un pochettino così, effettivamente il capello sembra pulito. Questo qui mi piace un po' di più perché non lascia residui chiari ma è scuro, quindi non si vede niente. L'unica cosa è che quando io li uso, avendo tanti capelli anche un po' pesanti, la sera o il mattino, quel che l'è, me li devo lavare perché mi sento veramente la testa pesante, però la giornata te la salvano, devo dirvi la verità. Poi ho comprato, ho trovato questa cipria qui che non ho mai visto da noi, anche se noi il Super Stay è di Maybelline, la linea quella è la Super Stay, abbiamo il fondotinta, io questa non l'ho mai vista, però magari mi sbaglio, comunque mi attirava perché io vabbè le ciprie me le mangio, colore chiaro, mi attirava perché dietro dice resistente al sebo, al sudore, all'umidità e al calore. Voi sapete che io sono la regina del sudore, quindi una cipria bella resistente mi incuriosiva. Poi ho preso, eccoli qua, i pennellini, quelli della Real Technique, il mini brush trio, vedete, praticamente sono piccolissimi perché vedete che sono veramente mini. Ce n'è praticamente uno viso, quello piatto, fondotinta, correttore, e uno per occhi. Allora, sono davvero piccolini, però io li trovo carini da tenere magari in borsa. Ogni tanto il trucco crolla, quindi avere dei pennelli comunque di buona qualità piccolini, secondo me, è una cosa molto molto valida. Poi ce l'avevo lì davanti al naso, secondo voi li lasciavo lì? No. Poi ho preso questo qui che ho provato prima, ma una cosa volevo dirvi, ho fatto il video haul, diciamo, sapete che a me non piace tanto, ve lo dissi già, perché non mi piace far vedere prodotti non provati, mi dà di poco senso, però non ho avuto modo di provarli tutti, e fare un beauty beats con le cose non provate non mi sembrava corretto, perciò ho deciso di fare così, chiusa parentesi. Questo qui praticamente è il pinzettina 2 in 1, ve la faccio vedere da qui, sempre della Bourjois, marca che noi adoriamo, ed è praticamente, vedete che sembra un delfino, ha questa piccola punta fatta a mezzaluna, e praticamente serve per applicare le ciglia finte con più comodità, no? Avendo questa forma che ti agevola, la forma praticamente dell'occhio, e poi ha anche questa puntina qui che servirebbe per spingere proprio la ciglia finta al suo posto. Allora, l'ho provata, ma boh, un po' scomoda, poi è grande, io ho l'occhio abbastanza piccolino, quindi con questa cosa gigante, però ragazzi, l'ho pagata veramente pochissime sterline, quindi fa niente. Poi magari usandola nel tempo imparo anche, mi attirava perché un qualcosa che mi aiuti a mettere le ciglia finte più comodamente è sempre comodo quando le si usano per i video così.
Poi ho preso, questo non l'avrei mai detto, però anche Diego mi fa, ma sì dai, praticamente le unghie finte, quelle che si appiccicano. Guardate che belle questo disegno qui, tutto bianco e nero. Allora, io non ho mai messo le unghie finte, quando era uscito il gel l'avevo fatto anch'io, come penso con tutto il mondo, e poi ho sempre tenuto le mie unghiettine naturali corte che mi piacciono di più. Queste qui mi piacevano perché io in Italia qui non è che le vedo spesso, anche se so che ci sono, costano poco ed è un modo carino per chi ha le unghie magari corte come le mie, avere magari per una serata le unghie lunghe. C'è scritto che durano una settimana, se non dico una stupidata. È semplicemente un'unghia che va con la pressione, se non erro, oppure adesiva, adesso non mi ricordo più. E niente, mi sembrava una cosa carina. Le togli, non rovina l'unghia come il gel, così da provare. Poi ho preso, sempre parlando di pennelli, dei Real Technique, il set questo qui, che era l'unico che mi mancava. Adesso purtroppo, ragazzi, ho buttato la scatola come al mio solito, mi sembra che è il Travel Kit, Travel Set, quello base. E praticamente ha un pennello da fondotinta correttore. A me questi qua, lingua di gatto, non mi piacciono mai perché non lo so. Questo qua però vedete che è un po' cicciottello e quindi stende bene anche il fondotinta, mi piace molto. Poi ce n'è uno classico da occhi e poi c'è questo qui che in realtà era quello che volevo, che è il Multitask Brush. E ha una forma sempre un po' bombattina così, però non è né troppo grande né troppo piccolo, quindi va bene per la terra, va bene per il fard, va bene per la cipria. Anche questo qui mi sembrava davvero davvero molto comodo per viaggiare, o comunque sapete che i pennelli del Technique sono una bomba. Ho preso due mascara della Natural Collection, che è uno stand che voi trovate da Boots, mi sembra, non da Superdrug, e praticamente ha del make-up super economico, tipo 1-2 sterline, veramente costa pochissimo. Questi qua mi sembra di averli pagati £1,99, mi gatta la caviglia. Allora, uno è quello waterproof e uno è quello praticamente allungante. Che vi devo dire, se vi capita, se siete in Inghilterra, Londra, eccetera, eccetera, e li trovate, fate scorta, perché per il prezzo che hanno sono degli ottimi, ottimi mascara, mi sono piaciuti molto. Poi ho preso, questo non vedevo veramente l'ora, due smalti, e ne avessi presi solo due, della Barry M, questi qua famosissimi, sono troppo belli. Uno è Coconut e l'altro è Passion Fruit, e di questi vi ho messo la foto su Instagram. Quindi se volete andare, anzi magari ve la fico qua da qualche parte. Però vi devo dire, i colori sono molto molto belli, sono particolari, intensi, resistono molto bene. Sono veramente belli, infatti questi qua ve li ho presi anche per voi nel giveaways. Poi ho preso, questo qui c'è anche in Italia, vabbè, uno smaltino di Claire's, almeno qui a Torino c'è, alle Gru. Ve li consiglio gli smalti di Claire's, se ne avete uno intorno, perché sono una figata. Sono questo qui, adesso non so se si vede molto, ma è proprio neon, è un fucsia, wow, fluorescente. È bellissimo, l'ho messo sulle unghie dei piedi, mi è durato tantissimi giorni senza sbeccarsi, sono veramente buoni questi smalti qua. Poi un altro smalto che ho preso è questo qui, sempre della Bourjois, guardate che colore, è una cosa meravigliosa. Questo qui è il colore No Blues, è bellissimo, mi piace perché ha il pennello gigantesco, larghissimo, guardate. Io li trovo comodi, questi qua con il pennellino un po' più largo. Ho preso finalmente i Rouge Edition Velvet, ovvero questi rossettini liquidi qui, e li ho, sono andati a cacciarli perché ho visto Lisa Eldridge usare questo qui in uno degli ultimi suoi video, e questo qui è il colore 6 Pink Pong. Sono matte, sono opachi e sono una cosa meravigliosa. I colori sono intensi, durano bene, non vanno nelle pieghette. Io ho applicato questo qua senza matita. E poi ho preso questo qui che è anche spaziale in vista dell'inverno, che è questo color proprio sangue intenso che si chiama Grand Cru. Però vedete questo bel borgogna intenso, è veramente molto bello. Ovviamente non potevo non prenderlo. Il Lasting Perfection Concealer di Collection, scusate, ma non con altra roba. E questo qui, anche se voi guardate, se seguite Tania Burr, se seguite le Pixie Wu, cioè lo usano tutti, lo osannano. E cosa vi devo dire? Sì, è un buon correttore, devo dire la verità. È bello coprente, è bello pastoso, quindi copre bene. Costa poco, quindi io immagino che chi vive in Inghilterra, vive all'estero e ha un correttore così buono che costa poco, è per questo che è diventato così famoso. Questo qui mi è piaciuto tanto, anche lui. Poi queste qui
ve le consiglio, queste qui le ho scoperte il primo anno che andai a studiare in Inghilterra, di farne scorta se le trovate, le si trovano anche su ASOS e sono sempre della Bourjois, queste matite qui che si chiamano Contour Clubbing Waterproof, faccio vedere, però sono le uniche matite che io ho trovato in 10 anni che mi trucco che posso mettere nella rima inferiore dell'occhio e non sbavano, rimangono lì, non si muovono. Queste qua veramente ve le consiglio, come sempre metterò un articolo sul mio blog, sul mio sito, con la lista di tutti i prodotti, quindi se volete andare a beccarli andate lì. Un altro gloss di Tanya Burr, questo qui ne avevo già preso uno al Cosmoprof. Ho preso questo qui che si chiama Afternoon Tea, non potevo prendere questo con questo nome, ed è quello che ho su adesso. Questi qui meritano davvero, hanno una bellissima formula, sono quasi dei rossetti, non danno fastidio, durano tantissimo, non fanno la riga, non vanno nelle, non fanno tutte quelle schifezze che noi odiamo in sostanza. E poi è un nude bellissimo se odiate i beige. Io non sono una fan dei rossetti nude. Questo qui invece vedete che è un rosa nude delicatissimo, è meraviglioso, veramente questo... Ah, andate a cercarlo, è veramente bellissimo. Questo balsamo qui, che mi ha incuriosito un casino, della Ossi, non so bene come si pronunci, ed è il balsamo ricostruttore bla bla bla, quello dei 3 minuti, famosissimo, il 3 minute miracle. Questo qui anche l'ho visto veramente tantissime volte, e allora siccome io, come tutte le ragazze, sono alla ricerca del balsamo perfetto, della verità l'ho già trovato perché quello della Bioficina Toscana lo sappiamo tutti, però costava poco, anche questa qui è la mini taglia, così la sfrutto anche se faccio un viaggio. Ho deciso di provarlo perché mi incuriosiva, non avrei mai comprato il flacone gigante, quello no. Ho preso un blush della Sleek, non li avevo mai comprati i blush, ho tutte le palettine occhi ma i blush no, ed è, oh, guardate che ci devo parlare, devo dire qualcosa, è una cosa meravigliosa, una specie di lampone, è bellissimissimissimo, si chiama Pomegranate numero 923, sono piccolissimi, compatti, costano poco, mi sembra di averlo pagato 4 sterline qualcosa, i colori sono meravigliosi, pigmentatissimi, ci sono dei colori anche particolari tipo l'arancio opaco che magari si fanno fatica a trovare. Poi ho preso, questa qui l'ho trovata da Primark, la spugnetta quella ovale, un po' la scopiazzatura della Beauty Blender, che tra l'altro io ho usato e ve la consiglio tantissimo perché è una bomba quella spugna lì. E come vi avevo detto all'inizio del video, facciamo un piccolo giveaway. Allora, il regolamento del giveaway lo trovate tutto scritto bene, grande, chiaro, nell'info box qua sotto. Dura una settimana, quindi inizia oggi e terminerà domenica mezzanotte. Vi faccio vedere velocemente i premi perché ve li faccio vedere così, vi metto magari anche una foto poi da qualche parte. Allora, vi ho preso anche a voi la spugnettina, quella che ho preso io, cicciotta. Poi vi ho preso un set di smalti. Questa che... Oh, che carina! La fascettina con le spugne per farsi la doccia, per struccarsi. È bellissima. E vi ho preso della Simple, che è una marca che lì va tantissimo. Il gel per lavare il viso, un pennellino, una spazzolina da viaggio che non potevo lasciarla lì perché era troppo bella, piccolina, e poi punto forte vi ho preso 2 smalti della Berry M anche a voi, che sono 2 colori secondo me meravigliosi, il turchese si chiama Sugar Apple e questo beige un po' particolare si chiama Almond. E allora, il giveaway è piccolino, però insomma ci tenevo a farvi un regalino comunque, mi sembrava carino. Io appena sono entrata nel negozio, no, devo prendere qualcosa per le ragazze, vi faccio un bacio grande e vi auguro buona fortuna, mi raccomando, vinca il migliore e ci vediamo al prossimo video. Allora, ciao!